La bella Melanie vuol divorziare da Donald Trump. Sinora è stata buona buona perché era la first lady. Ma ora che il marito Donald non è più presidente degli Stati Uniti, la bella Melanie pensa a un buon divorzio, a un buon divorzio. Un divorzio però che assicuri tanti benefici economici ai suoi figlioli, perché Donald Trump è pieno di quattrini, anche se da tante fonti si dice che Donald Trump è anche pieno di debiti, pieno pieno di debiti, debiti. Beh, insomma, questa è la situazione. È tanto bella Melanie, però c'ha 25 anni di meno del marito Donald Trump. 25 anni di meno sono tanti per una bella donna che potrebbe avere tante altre consolazioni. Si dice pure che non dormano insieme, per cui si potrebbe pure dubitare che non facciano più le cose belle, si potrebbe dubitare. Beh, guardate, di certo Melanie Trump prima o poi divorzierà da Donald Trump, ma Donald Trump è un omone pieno di vita, pieno dei quattrini, anche se c'ha i debiti, c'ha sempre tanti quattrini. Può avere tutte le donne che vuole, ne può avere anche di molto più giovani di Melanie. Se io fossi Donald Trump, non ci starei più con Melanie. Non ci starei più con Melanie. Chissà quante giovani inservienti vorrebbero diventare le compagne di Donald, chissà quante maggiorenni di 18 anni compiuti, 19, 20 anni vorrebbero diventare compagne di Donald. Ah, che se io fossi Donald me ne fregherei se la mia bella moglie Melanie volesse da me divorziare, me ne fregherei, mi farei una bella cameriera, magari giamaicana. O anche di colore, anche beh, una bella 19enne, 20enne di colore, una cubana, una latina. Vabbè, cari amici, queste sono le indiscrezioni. In ogni caso, si tratta di situazioni che io ho descritto in questa mia opera storico-mitologica, nella quale si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato. E in patriarcato vale il detto dell'antica Roma: Homo, con la H davanti, uomo, Homo sine pecunia, imago mortis. L'uomo senza denaro è l'immagine della morte. Donald Trump ha tanti debiti, dicono così fonti informate, però c'ha anche tanti quattrini. Se io fossi Donald, mi metterei con una giamaicana di 19-20 anni. E la giamaicana di 19-20 anni ci starebbe tanto volentieri con me, Donald. Va bene, cari amici? Non so se mi sono spiegato. Quasi mai, casomai non mi fossi spiegato, voi leggete quest'opera e capirete meglio la situazione. Per cui a tutti tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.